Vai, vai. Dunque, la mostra si intitola Strenne ed è una mostra che vuole ritualizzare il dono che viene raccontato attraverso delle bucce, delle forme come queste qui dietro di me, che sono i vassoi delle pasticcerie romane, alcuni vassoi, perché di pasticcerie ce ne sono a centinaia più di quelli che troviamo qui, ma l'idea è quella di rappresentare in modo una fianco all'altra, come un quadro svedese, tutte le pasticcerie che rappresentano una bellezza democratica. Che significa? Che con 10 euro, noi possiamo comprare le più buone pastarelle della città e quindi gustare quello che questi vassoi, evidentemente vuoti perché sono qui per un mese, contengono o conterrebbero. Io ho chiesto in modo performativo ad ogni pasticceria di confezionarmi un vassoio, però vuoto, e questo è stato proprio una specie di piccolo spettacolo che io ho goduto, nel senso che mi hanno dovuto, con difficoltà, perché fare un vassoio vuoto non è così facile, dovuto realizzare un cuscino d'aria. Questo cuscino è come l'invito a godere col pensiero di quello che è dentro e che naturalmente non potremmo mai vedere. Di conseguenza abbiamo pensato che vogliamo dimostrare che la pasticceria e questa mostra è buona, davvero buona, dato che con pochi euro si può avere il più buon prodotto, e quindi abbiamo pensato di dover fare propriamente una mostra buona. E una mostra buona come lo si fa? Facendo vedere le confezioni, come scherzavo prima, le bucce, ma contemporaneamente presentando in scena anche ogni giorno un vassoio pieno di paste a disposizione del pubblico. E quindi ogni giorno è stato sistemato su una mensola un bel vassoio, giorno dopo giorno il pubblico ha avuto modo di verificare che questa è davvero una mostra buona, una mostra buona perché è generosa col pubblico. Naturalmente in questa occasione, per fare uno scherzo, e il giorno dei doni e del carbone, uno scherzo al pubblico ha comportato che anziché le solite pastarelle, quest'oggi, ma è un'eccezione, ci sono materiali non commestibili, ma in realtà buona parte della mostra verte sull'idea del presepe come migliore dei doni possibili. Per esempio questo è una specie di mappatura, un presepe diffuso fatto di casine che io ho regalato in giro per la città, confezionate con questo slogan che dice una casa non si nega a nessuno, e quindi queste scatoline, queste casette sono state date in giro per realizzare un mio presepe che è in giro per la città grazie a tutte queste case distribuite in giro. Quindi ci sono le pasticcerie come mappatura dolciaria e abbiamo una mappatura invece di vere e proprie casine da presepe. Abbiamo poi una grande collettività di Benino, il personaggio del pastore dormiente che è inevitabilmente presente nel presepe napoletano, e questa raccolta, che è stata già esposta a Seminari a Maranola ormai nel 2012, torna arricchita di qualche presenza a rappresentare un'intera collettività che dorme e sogna. Quindi sul sogno riguarda, al sogno, del sogno parla buona parte della mostra. E infatti all'interno, mentre questa è una specie di vetrina che vuole incuriosire, poi andiamo dentro e ci saranno tutti i materiali molto più intimi, piccoli, raccolti e sempre però natalizi. Per esempio possiamo fare un rapido scorrimento davanti a questi piccoli Gesù da presepe che si chiamano gigliario, e facciamo la traduzione del rosario, una traduzione a favore del bambinello che viene attrezzato con tutti i piccoli elementi aggiunti per raccontare una diversificata appropriazione del senso mistico della religione. Quindi c'è uno scherzare come se Gesù sia un nostro compagno di giochi.
e quindi ci sono davvero scherzi. Ancora una volta presente a Maranola nel festival del 2014 c'era uno straordinario perché fatto anche con la complicità di ogni persona che visitava Seminaria, c'era un gregge che si chiamava in particolare egregge, fatto di migliaia di pecorelle. In realtà qui lo riabbiamo accresciuto, anzi si potrebbe dire raddoppiato, e possiamo vederlo in modo ravvicinato per capire che è un paesaggio di pecorelle che formano dei disegni, quindi è un gregge, diciamo così, intelligente. È un gregge che va componendo più o meno gli stessi disegni che noi avevamo già composto all'epoca, ma che ancora una volta comporta una partecipazione emotiva delle persone che, entrando in galleria, ricevono una pecorella da ricollegare con le altre, collocandola appunto dove meglio si preferisce, e quindi ogni persona ha un motivo preciso per essere qui o lì e lo potrebbe raccontare. Diciamo che è una mostra che è nel contesto dell'auditorium e quindi si gioca sulla presenza proprio di valenze anche musicali, e se abbiamo cose che apparentemente sono la celebrazione di alcuni luoghi proprio dell'architettura, qui abbiamo un cappellino tessuto a tricot da due signore umbre, e è una cupola di San Pietro a cui hanno dedicato 3 mesi proprio riproducendo un progetto preciso. Abbiamo poi tutta una serie di elementi del presepe napoletano, e quindi una raccolta di aureole proprio come per raccontare la celestialità dei cieli, e poi per continuare, per esempio, i corpi di stoppa che qui sembrano che insomma nel presepe napoletano vengono attrezzati di mani, piedi, teste e vestiti, qui invece denudati, rimasti come delle figure assolute, delle anime, tanto che c'è un piccolo verso che fa uso di una filastrocca per cui queste anime sono farfalline e stanno prendendo il volo come in una vera ascensione, in una vera apoteosi come usava nell'antichità. Quindi tutti i materiali presepiali e anche una certa, come dire, confusione, che in realtà è una compattatura, una sintesi dei periodi diversi dell'anno, dando senso natalizio perfino alla Pasqua e a un uovo di Pasqua che ha una sorpresa, e la sorpresa fa tornare attraverso la Pasqua al Natale col bambinello. Oggi mi chiamo Giami Piacentile.